Beresi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di oggi per quanto riguarda i calabresi e oggi diverse notizie di calciomercato. E partirei subito comunque da una notizia in casa Crotone in uscita. Scusate, perché Crespi è vicino al Padova. Stiamo parlando di un portiere classe 2001 che è arrivato l'anno scorso. In realtà comunque a gennaio del 2019 da Limolese di prospettiva, portiere comunque di prospettiva. Quest'anno ha giocato l'ultima giornata con la Fiorentina in casa, dove comunque non ha subito gol. Quindi ha fatto anche, mi ricordo, una buona parata su Bonaventura, comunque su un tiro rocambolesco di Bonaventura, comunque dopo una serie di rimpalli. Ma a parte questo, portiere sicuramente di prospettiva che secondo me merita di giocare, merita comunque di dire la sua, e si parla comunque di un interessamento del Padova. Padova chiaramente vorrà fare una squadra per vincere il campionato. Quest'anno ci è arrivata vicino in due occasioni nel girone, diciamo nella regular season e nel post season, ma non è riuscito comunque a fare il salto di categoria. Comunque il Padova di Sogliano, che è stato anche riconfermato, ne abbiamo parlato in un video. Sogliano ovviamente è direttore sportivo. Starei puntando comunque a Crespi, giocatore, ripeto, che io cederei in prestito, così come ha fatto il mio Paolo Mercato, però con la garanzia che gioca titolare, perché se va a Padova per fare la panchina di Dini, tanto vale che lo tengo. Quindi il discorso è proprio quello. È un giocatore, ripeto, che deve giocare. Lo manderei sinceramente in una squadra che mi garantisca la titolarità fissa e inamovibile, perché così comunque può crescere, così come comunque era a Imola, dove comunque lui giocava e si è messo in mostra. Deve far così anche quest'anno, secondo me. Quindi comunque il discorso è semplicemente questo. A questo punto però parliamo anche di Regina. Regina che comunque si parla di diverse notizie, e per quanto riguarda un nuovo nome, una possibile entrata, si parla proprio di un ex Crotone, cioè Gigliotti, difensore comunque di esperienza, che quest'anno ha giocato al Chievo, a titolo definitivo acquistato dall'anno scorso comunque dal Crotone. È un 31enne, un classe 80, 89, se non mi ricordo male, se non vado errato, 89-88. Fatto sta che è un difensore comunque di esperienza, ex tra l'altro Salernitana. A Crotone non mi aveva convinto particolarmente, comunque quando ha chiamato in causa aveva fatto discretamente, ma non cose straordinarie. Però, a parte questo, è un giocatore che per la B ci può stare bene e bisogna un attimo valutare. Per la difesa 4, comunque quest'anno ha giocato al Chievo proprio con Aglietti con la difesa 4, quindi alla fine conosce anche l'allenatore, quindi a livello di ambientamento e di questi tipi di discorsi sarebbe ottimo. Però, sinceramente, non lo so, ecco, come riserva ci può stare anche il fatto che lui sia sinistro, perché così ti può dare anche magari una chiave in più, perché comunque molti difensori, la maggior parte sono destri, diciamo, o comunque diciamo che il piede mancino è meno frequente del piede destro nei calciatori, di conseguenza, soprattutto nel reparto difensivo, è importante avere comunque anche, non dico pari numero, perché poi non tutte le squadre hanno pari numero, però io credo che se tu vuoi avere in una difesa 4, 5 centrali, non dico tanto, ma almeno due devono essere sinistri per dare anche un po' più di sicurezza. Comunque, anche perché se io metto in una difesa 4 due centrali ed entrambi sono di piede destro, quello che si trova comunque a sinistra dei due fa un po' più di fatica. Ecco, quindi permettono anche più a suo agio, comunque nelle condizioni migliori possibili. È una scelta giusta. Tra l'altro, Dallemura è sinistro proprio, quindi ecco, questo sarebbe un altro aspetto da considerare. Ma a parte questo, comunque, ecco, Gigliotti come riserva ci potrebbe stare, ma è un profilo che sinceramente non mi esalta, non mi convince particolarmente. Si può anche trovare di meglio, secondo me. Sì, comunque è esperienza e ci potrebbe stare anche per far crescere proprio dalle mura, però ne farei anche a meno, dovessi essere io. Quindi a questo punto parliamo però anche di notizie più legate al campo, proprio nello specifico, perché si parla del ritiro della Regina, ritiro che avverrà il 14 luglio, il 10 luglio, comunque tutte le varie visite mediche al centro sportivo Sant'Agata, per poi partire verso comunque Sarnano, che si trova in provincia di Macerata, quindi siamo nel centro Italia. A parte questo, comunque
È Gina che comunque avrà ritiro il 14 di luglio e affronterà subito, se vogliamo dire così, subito il 18 di luglio la Roma in amichevole. Questa è un'amichevole molto importante, sicuramente comunque, cioè alla fine è un'amichevole pre-campionato, un'amichevole comunque dove le gambe non è che ovviamente non ci sarà sicuramente livelli altissimi, livelli comunque da Champions League, però si va a affrontare una squadra comunque importante. Contro ovviamente Mourinho è una squadra comunque solo da imparare, cioè da cui c'è solamente da imparare, quindi sicuramente un test di lusso e molto molto interessante comunque da vedere, da affrontare comunque la partita con la Roma, ripeto, il 18 di luglio a Trigora comunque nel loro centro sportivo a Roma. A parte questo però andiamo avanti e parliamo un po' di Cosenza, perché c'è un interessamento per Fischnaller, così come c'è un interessamento di Catanzaro. Allora, partiamo però dalla questione di Cosenza, cioè dall'interessamento di Cosenza per lui. Cosenza che avrebbe comunque messo gli occhi in maniera molto timida perché manca il direttore sportivo, quindi non so chi possa mettere gli occhi su Fischnaller se non, non lo so, Guarascio, ma non credo che comunque Guarascio, possa fare il DS, ecco, questo è un po' il discorso. Ma a parte questo, comunque sarebbe un interessamento, è una sorta di sondaggio comunque. Avrebbe semplicemente messo gli occhi sopra un attaccante che a me è sempre piaciuto, Catanzaro ha fatto molto bene e per questo comunque ecco per il Catanzaro ci potrebbe stare, alla fine è una sorta di è un misto in realtà Fischnaller tra una seconda punta e una prima punta volendo, perché poi alla fine può fare entrambi i ruoli e è un giocatore che ripeto Catanzaro già lo conosce, l'ambiente già lo conosce e era andato via per motivi più che altro personali, perché mi ricordo che ai tempi andò via perché voleva comunque tornare al nord, voleva andare proprio vicino a casa e infatti è andato sul Tirol. Potrebbe però in questo senso essere riuscita, quindi potrebbe tornare a Catanzaro. Ripeto, c'è un sondaggio. A me piacerebbe tantissimo un eventuale suo ritorno, mi è sempre piaciuto, ripeto, e ha fatto comunque neanche troppo male al Sud Tirol, non ha sicuramente fatto stagioni straordinarie, quest'anno comunque bene un po' con tutta la squadra, però il discorso è che comunque un attaccante di livello che ci potrebbe stare assolutamente in quel di Catanzaro. A questo punto però anche perché ovviamente siamo alla ricerca di un attaccante di una prima punta, a questo punto però andiamo a parlare anche degli altri nomi che si fanno sempre per quanto riguarda comunque la prima punta, e si parla di un interessamento importante per Vázquez. Non è Franco Vázquez del Parma, ma è l'attaccante di proprietà del Francavilla, che è da ormai 2 stagioni accostato a Catanzaro. 2 stagioni no, però comunque almeno 2 sessioni di calciomercato che ha costato a Catanzaro sicuramente, attaccante che comunque per la categoria ci può stare, a Francavilla comunque i suoi gol li ha sempre fatti, giocatore che piacerebbe però anche all'Avellino, ripeto però che Catanzaro sarebbe interessato, avrebbe già comunque messo sul piatto un biennale al giocatore, quindi attenzione perché siamo già comunque, almeno stando alle notizie, in fase avanzata per lui. Ripeto, sarebbe comunque un rinforzo di buon livello per la categoria, un attaccante che comunque alla fine il girone C lo conosce molto bene e quindi sicuramente non sarebbe male come eventuale rinforzo. Quindi altro nome che interesserebbe comunque sempre per il reparto offensivo, oltre ai possibili arrivi di Fischnaller e di Vázquez, si parla anche di Volpe, che è un nome di cui si parla da tanto tempo, in realtà già da gennaio scorso, ma già a giugno avevo sentito di un interessamento per lui, attaccante comunque classe 97, quindi tutto sommato ancora giovane, che ha giocato comunque alla Viterbese proprio con Calabro, se non mi ricordo male. Sì, con Calabro ha giocato alla Viterbese, nell'anno in cui tra l'altro ha vinto anche la Coppa Italia Serie C. È proprio quell'anno lì in cui ha vinto la Coppa Italia Serie C la Viterbese, forse. E comunque, o forse la Juventus 23 che ha vinto la Coppa Italia. Mi sembra l'anno prima l'aveva vinta. Comunque, vabbè, a parte questo discorso qui, comunque, attaccante assolutamente di buon livello per la categoria. Quest'anno ha giocato a Catania in prestito, facendo comunque discretamente, non ha sicuramente esaltato. Ripeto, di proprietà del Frosinone, potrebbe essere un rinforzo importante per il Catanzaro, per il reparto offensivo. Comunque vediamo un po'. È una prima punta, comunque un bomber. Vedremo comunque, serve questo tipo di giocatore a Catanzaro, comunque giovane. Quindi vediamo un po' comunque cosa si farà. E a questo punto però parliamo di altri 2 giocatori che interesserebbero proprio della Viterbese. Si parla infatti di Mbendé e Baschirotto. Allora, Baschirotto è più un centrocampista puro, piuttosto che invece Mbendé, che comunque è più un difensore, molto fisico, molto alto, comunque giocatore
servirebbe, ragazzi, effettivamente un Bende a Catanzaro, un difensore veramente tignoso, comunque molto alto, molto fisicato, non che sia muscoloso, cioè, però comunque ecco, che comunque abbia un grande fisico, Bende che comunque conosce molto bene la categoria, avendo giocato comunque anche a Catania. Quindi potrebbe essere un rinforzo di buon livello per il reparto difensivo. E si parla anche, come dicevo, di Baschirotto, che anche lui comunque milita nel reparto. Prima abbiamo detto centrocampista, ma no, in realtà no. Milita anche lui nel reparto difensivo. Può giocare comunque anche come terzino, volendo in entrambe le fasce. Però è un giocatore comunque anche qui abbastanza duttile. Può comunque giocare come quinto, anche se di caratteristiche offensive. Ecco, caratteristiche offensive, non ha tanto la grandissima propensione offensiva, però è un giocatore che potrebbe comunque, anche qui, magari eventualmente avere, dovesse giocare come terzino destro, come quinto di destra, ipoteticamente potremmo avere lui che fa più la fase difensiva e dall'altra parte invece uno che invece spinge molto di più, va sul fondo e è un uomo in più comunque in fase offensiva, quindi si potrebbe anche pensare così. Il discorso comunque è abbastanza interessante, tanti discorsi da fare, sono per ora comunque dei semplici interessamenti. E parlando di centrocampo, due nuovi nomi molto molto intriganti. Il primo è Schaudone, oltre all'interessamento per Petrucci che è in scadenza, era in scadenza, ormai è svincolato, si parla anche di Schaudone, centrocampista comunque che potrebbe non essere male. Viene comunque da annate abbastanza negative. Forse l'ultima in particolare, la penultima, forse no, però comunque l'ultima sicuramente. Quindi deve un attimo ritrovarsi. Quindi non è che viene un giocatore comunque nel pieno dell'entusiasmo, in rampa di lancio, viene un giocatore comunque esperto, che sarebbe un ottimo colpo per la categoria, per tanti fattori, a livello di leadership, a livello caratteriale, dal punto di vista tecnico, perché comunque è un ottimo centrocampista, si sa inserire, comunque fa tanti gol, quindi per un centrocampista, quindi un centrocampista che potrebbe essere molto importante per la categoria. Il discorso è che comunque viene, ripeto, da un'annata negativa, quindi deve un attimo ritrovarsi. Sicuramente ci sarà tanta concorrenza, è un interessamento per ora. Vediamo, comunque in un centrocampo a 3 potrebbe starci tranquillamente, più che altro un centrocampo a 2, perché poi comunque Calabro gioca con un trequartista, perché Carlini poi più che altro fa il trequartista più che comunque una mezzala, e quindi comunque potrebbe giocare così come ha fatto a Cosenza quest'anno in un 3-4-1-2. Vedremo un po'. Un altro interessamento, un altro nome comunque che interesserebbe a Catanzaro è quello di Cicconi, centrocampista che è arrivato in prestito, è comunque di proprietà dell'Entella, è andato in prestito quest'anno al Como, con il quale comunque è salito di categoria, ha fatto una buona stagione al Como e tantissime squadre interessate, tra cui il Seregno, il neopromosso Seregno, il Cesena, l'Albino Leffe e anche il Renate, quindi tante squadre sono su di lui, quindi profilo comunque di difficile raggiungimento vista la concorrenza, però è un centrocampista, un esterno comunque che potrebbe far tranquillamente bene, potrebbe sostituire Contessa volendo, perché comunque su Transfermarkt lo danno come esterno di sinistra, potrebbe fare eventualmente anche la mezzala. Ecco, potrebbe essere comunque il sostituto di Contessa e vedremo un po', diciamo, è giovane, è un classe 97, quindi potrebbe non essere come colpo, potrebbe non essere male, però il discorso, ripeto, è che c'è tanta concorrenza, quindi bisogna un po' vedere, però sicuramente potrebbe essere un ottimo colpo di calcio mercato. A questo punto mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!